sai come mi sento. Come una gatta su di un tetto di lamiera rovente. E allora salta giù dal tetto, Maggie. Tanto i gatti riescono sempre a cadere in piedi. Dove salto? E dove cado? Fatti un amante. Questo non lo merito. Non voglio nessun altro che te. Anche con gli occhi chiusi non vedo che te. Sono più decisa di quello che credi. E vincerò io. Cos'è che vuole una gatta su un tetto che scotta? Resisterci sopra, credo. Più a lungo che può. Tu fingi con me, Eddie. Non hai mai smesso di fingere. E che vuoi da me, che stia qui ad aspettarti? La buona e fedele Sara si mette alla finestra e aspetta. Quando ti sentirai di tornare, tornerai e mi amerai. E poi te ne andrai ancora. È questa la tua idea dell'amore. Santo Dio, cosa vuoi farne di me? Io ti amo. Ti ho fabbricato io, Eddie. Non eri vero. Ti ho inventato come tutto il resto. Non ho mai avuto un incidente di macchina, Eddie. Io ebbi la polio quando avevo 5 anni. Non sono mai stata attrice. E il vecchio ricco è mio padre. Hai avuto un lampo di genio a dire di vederlo 2 volte. Così avremo il doppio del tempo. E se mi domandano com'è? Io non l'ho mai visto. Oh, io sì. Si parla di uno scimmione o gorilla o simili che porta una ragazza nel palmo della mano. Faye Wray, credo. Andiamo a vedere King Kong. Mi piacerebbe vivere in una di quelle isole di mari del sud in cui si sposano a 12 anni. Io non valevo niente a quell'età. Ero veramente insipida. E tu non mi avresti desiderato. Spiegami perché ti sei permesso di dire a Kenneth che non avrebbe dovuto preoccuparsi più circa David e me. Non credo che sia precisamente questo quello che... Tu l'hai affermato e voglio sapere perché. Non credo che David verrà. Aspetta e vedremo. È inutile. Lui è sempre puntuale, non tarda mai. E se avesse avuto un contrattempo avrebbe telefonato. Scommetto che tu hai fatto in modo da tenerlo lontano. Sono machiavellico. Avrei dovuto immaginare che non ci avevi invitati soltanto per il signor Kentley. No, tu dovevi aggiungervi qualcosa che soleticasse il tuo perverso umorismo. Può darsi che ti sia divertito, Brandon. Io no. Vorrei proprio che ti potessi vedere. Perché? Che faccio? Guardare dalla finestra per passare un po' di tempo è una cosa. Ma come lo fai tu, abbandonandoti ad ogni minimo pretesto, alle più macabre, fantasiose immaginazioni e da maniaci? E comunque non voglio discuterne. Ma se non la smetti, me ne vado immediatamente. Ma in fondo... Ma in fondo che cosa stai cercando? Voglio soltanto sapere cosa è successo di quella donna. Ti sembra forse una cosa da pazzi questa? E che ti fa pensare che le sia successo qualcosa? So che deve stare a letto e che ha bisogno di essere assistita. Beh, sarà morta. E il dottore? E le pompe funebri? Ma sei certo che oggi non sia mai entrato in quella stanza? Eccolo, adesso è là. Ma non c'è niente da vedere. Ero sposata. Vivevo a Denver. Si chiamava Paul. Era medico. Era un uomo meraviglioso. Diceva sempre che questo era il suo posto. Che qui c'era bisogno di medici. Quando arrivarono 2 uomini a cavallo, volevano solo qualcosa da mangiare a sentir loro. Poi uno mi mise le mani addosso. Un colpo di pistola. E Paul era morto. E l'hanno lasciato lì, sdraiato in terra accanto a me, morto. Ma so cos'è la vita, e so cos'è la morte, e so come si concepisce, e cos'è l'amore, e cucino, e rammendo, e cucio, e lavoro a maglia, e so piantare le patate con la luna piena, e i piselli e i fagioli alla luna nuova, e so mungere la mia dada, e badare ai polli. E sapete che ho anche aiutato a mettere al mondo un bambino? A metterlo al mondo? Avevo 8 anni, abitavamo sul fiume, proprio come ora, e questa donna è venuta a trovare mia nonna, e il suo tempo è venuto, e c'ero solo io. Mi ha detto come fare... E l'ho fatto. E così l'abbiamo messo al mondo. E abitate sul fiume? Ho con me il mio alloggio. Come la lumaca che si porta sempre dietro la sua bella casetta. Scommetto che sei in compagnia. Baccanali. Che intenzioni abbiamo, Helen? Considerando la tua tenuta. Un'altra volta. Oggi resti in casa stasera. Perché? Per il bambino. Chi me lo guarda? E devo pensarci io, è tuo figlio, no? Beh, se hai da fare. E vedi, Sam ha avuto dal suo principale 2 poltrone per quella operetta, come si chiama, La Traviata, e mi aspetta davanti al teatro. Portati appresso il pupo. Quanto sei spiritoso. Se ti ho chiesto un favore è solo perché Lori, proprio lei, mi ha detto che potevo approfittare della tua cortesia.
Sei mesi di prigione, ma non è possibile. Devo pagare la pensione della mia bambina, della mia piccola Cosetta. Che ne sarà di lei? La metteranno fuori in pieno inverno. E vuoi che ci faccia io? Se sono arrivata a questo punto non è per vizio, ve lo giuro. Non avevo più soldi, ho venduto tutto. Ho una bambina in campagna, è malata. Ah, siete voi, il signor sindaco. Siete venuta a vedere la vostra opera, eh? Quello che sono diventata per merito vostro. E allora siete contento che vada in prigione? Mi guadagnavo la vita nella vostra fabbrica. Mi avete fatto licenziare perché avevo una figlia e non ero sposata. Ma che vi ha fatto la mia Cosetta? Non ha diritto di vivere, di mangiare come gli altri bambini. Vorrei tanto che non avessi passato quei momenti, ma oramai è andata. E tanto vale essere pratici per una volta. Come si fa a capire un uomo come te? Ma non lo sai che abbiamo un figlio adesso? Sì. Ci vogliono soldi per la sua istruzione, ci vogliono soldi per dargli qualche vantaggio nella vita. Oh, ma a te che cosa interessa? Erano suoi i soldi che hai strappato.